suoni delle Dolomiti sono una cosa curiosa, perché mettono insieme la musica, che è una dimensione prelinguistica, nel senso che la musica parla prima del linguaggio, impara dalla natura a esprimere i suoi suoni, il fischio del vento, il mugghiare del mare, e queste dimensioni poi sono state articolate nei suoni, che sono una dimensione originaria. Poi è subentrata la parola, e qui nei suoni delle Dolomiti si tenta questo esperimento di mettere insieme un linguaggio antecedente al linguaggio verbale ad un linguaggio che oltrepassa il linguaggio verbale, che è il linguaggio filosofico, dove si pensa attraverso concetti, ideazioni anche fulminanti e comunque fuori dal linguaggio comune, e vedere di mettere insieme questi estremi dell'espressione umana, la musica da un lato e la filosofia dall'altro. Dagatitte kinare da da digere nag nag terkertu na kere na katerekete dagatakati kere na katerkertu na kata dagatakati kere na katerkertu na kata dagatakati kere na katerkertu na kata di 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 gadige na tikite tan ta ditite tagitite di ge Festival è nato 11 anni fa perché si voleva valorizzare in qualche modo uno dei patrimoni del nostro territorio, ovvero le Dolomiti. Per cui si è pensato ad un festival che coniugasse l'ambiente con la musica e che intercettasse così sensibilità e pubblici diversi. Tant'è che il pubblico che partecipa ai vari concerti è composto da persone che amano la montagna e da persone che sono grandi appassionati di musica. La storia è nata qualche mese fa, quando Mario Brunello mi ha chiesto di partecipare a questo workshop. Diciamo che finché non sono arrivato qui non avevo capito, cioè avevo una vaga intuizione di quello che poteva essere, ma si è rivelata nel momento in cui ci siamo conosciuti tra i partecipanti di questo workshop. Loro rappresentavano tre tipi di musica, perché c'era Peter Sadlo, che è un grande delle percussioni, che rappresentava la musica primitiva. Marco Stockhausen, che rappresentava la musica intuitiva, e Mario Brunello, la musica, diciamo, disegnata. Per me è stato avvicinarmi a un mondo che conoscevo poco. Abbiamo cominciato a mettere degli altri segni che creassero un momento, diciamo, più rituale anche dal punto di vista figurativo in questo tipo di paesaggio che si veniva a creare. Si aprono, per me, diciamo, è stata una grande scoperta, perché in un certo senso si aprono proprio nuove possibilità, cioè, di capire come le cose possono stare insieme. L'intuizione di Mario Brunello è stata proprio quella di dire: mettere persone di sensibilità diverse, di professionalità diverse, a confrontarsi.
il rapporto della musica con la montagna credo si basi soprattutto sul particolarissimo silenzio che si può trovare in questi luoghi. Naturalmente poi c'è anche la suggestione del luogo che aiuta a concentrare l'attenzione e la voglia anche di vivere una esperienza diversa, ma soprattutto un'esperienza molto personale del pubblico. È una delle poche arti che non si può misurare e trovo che la stessa cosa sia per le cime, per le montagne. Non si possono misurare in profondità, in ampiezza, in quanto tutte le sfaccettature, tutte le creste, tutte le rocce sporgenti danno questa figura di immisurabile, e la musica è un po' lo stesso, non si può misurare, a parte la durata del tempo, ma non si può misurare quanto profonda sia, quanto a fondo va nell'anima dell'ascoltatore. Mario Brunello, un grande artista, un grande violoncellista, un grande amante della montagna, che segue insieme a noi i suoni fin dalla prima edizione, non ne ha mai perso una, non ha mai voluto perderne una, ma soprattutto ci ha entusiasmato e continua a entusiasmarci con questo suo amore per questo binomio montagna-musica e soprattutto con questa sua disponibilità a suonare in luoghi inconsueti, anche a 2000-2500 metri di quota, nelle foreste di Paneveggio, dove ci sono gli abeti di risonanza, sulle cime dolomitiche, vicino ai ruscelli di montagna, sostenendo che questo modo nuovo, informale, ambientale di vivere la musica al di là e al di sopra, al di fuori delle convenzioni da concerto, delle convenzioni delle sale da concerto, dove ormai ci va sempre meno gente, ecco, questo modo nuovo è quello che può anche aiutare la musica a rilanciare i suoi straordinari messaggi.
si dovrebbe mai incominciare a parlare dopo la musica, no? Perché la musica è la risonanza della natura, mentre la parola è già la sua aberrazione. Il discorso che faremo stamattina è il rapporto uomo e natura, ed è un rapporto vincolante, perché la natura tace, non parla, è silente. Natura vuol dire nascere, ma questa parola nasconde invece quell'altro aspetto tremendo della natura, che ogni nascita è figlia di morte, perché la natura ha una crudeltà innocente, riesce a generare solo se uccide. E quindi tra uomo e natura c'è inevitabilmente un dissidio, perché io nasco come evento di natura destinato alla morte, affinché la natura possa riprodursi e generarsi di nuovo. E qui i greci, che sono stato il popolo più potente nel visualizzare queste dimensioni, hanno segnalato la dimensione tragica dell'uomo, nel senso che l'uomo può vivere solo se produce senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Stringeva fra i denti la coda di chi stava avanti, hanno preso a correre, hanno avuto la pazienza, così correndo il cerchio sempre più veloce, piano piano, si sono sollevati fino a 10 metri da terra, in uno stesso movimento sono partiti per 9 direzioni differenti, come zampilli di una fontana. Quello che mi ha colpito ancora di più, oltre alla quantità impressionante di persone che fanno una cosa abbastanza insolita, cioè arrivare in un posto alle 6 del mattino, che spesso comporta, mi dicevano delle ragazze, partire alle 2:30, che non è proprio usualissimo. Dal punto di vista, come dire, teatrale, è che nonostante l'apparente grande distanza, la mia percezione è stata di un pubblico come se ce l'avessi in teatro, cioè molto vicino, quasi come se la storia potesse essere raccontata singolarmente ad ognuno. Cioè una possibilità di intimità che non avrei mai immaginato prima di provarla. Penso, vabbè, la rottura.